Allora, buonasera. Buonasera, possiamo iniziare la seconda parte che è dedicata a loro. Siamo piuttosto in ritardo, va bene lo stesso, comunque abbiamo dedicato un sacco di tempo alla prima parte e dovremo anche coprire un po' di, diciamo, attualità. Ecco, comunque mettiamoci tutto insieme, cercando di seguire una certa logica, quindi partendo da loro. E dunque, ultimamente possiamo dire questo, no? Come avete visto, l'oro finalmente è riuscito a superare quota 70.000 dollari. Io seguo sempre in dollari perché la quotazione dell'oro è in dollari, anche se non dovrebbe essere fatta in chili, ma in once. Siccome l'once è un numero strano, due punti, eccetera, che non mi dice niente, esatto, io personalmente preferisco utilizzare dollari e chili, va bene? Allora, avevamo previsto un po' questa cosa qui, noi, ma noi non siamo nessuno, l'avevano, insomma, previsto gli esperti americani, che l'oro finalmente avrebbe poi sfondato prima appunto la quota 2000 in once e poi quella 70.000 e continuerà a crescere, quindi è inutile star lì magari a pensare e dire, magari aspetto un attimo adesso che cala. Non ha nessun senso parlando in questo senso dell'oro, l'idea di aspettare perché cali, perché non è, secondo me, concettualmente una cosa logica. Il prezzo dell'oro è un prezzo definito due volte al giorno nella City di Londra da un comitato di tre esperti a seconda di Justice Mullins che lavorano per il gruppo Roccia e rappresentano i banchieri della sede di Londra, quindi sono praticamente tutta una grande famiglia. E ovviamente, essendo banchieri, loro sono lì per fare soldi con la moneta fiat. Però, sinceramente, secondo me, la gestione che fanno sulle politiche dell'oro è abbastanza logica in un certo senso e rispecchia le varie diciamo situazioni reali del mercato, no? E quindi c'è una relazione con gli interessi della Fed, quando aumentano gli uni diminuiscono gli altri, col valore del dollaro, perché essendo quotato in dollari, in dollaro, coi dollari ovviamente risente anche della situazione della moneta. Ecco, quindi possiamo dire, posso dirvi che insomma, nel corso di questi 2 anni personalmente ritengo di essere insomma, cresciuto molto perché io di oro sapevo abbastanza poco, tutto nasce ovviamente dallo studio sulla trilogia. Buonasera, ciao, chi sei? Ciao Fabio, benvenuto, ciao. Ecco, ora abbiamo finito la prima parte, parliamo di oro, questa fase qua. Quando è tutto registrato, quindi te lo puoi sentire più tardi, va bene? Quindi abbiamo iniziato, facciamo una rapida storia. Abbiamo iniziato ormai quasi 4 anni fa, quando io ho contattato Augusta, che poi mi ha messo in contatto con dottor Walter Manca. E dove ho aperto un primo deposito e siccome 3 anni fa già stavo lavorando sul discorso piano B, avevo anche un po' intuito, diciamo, l'idea proprio di trovare un istituto che mi desse la possibilità, intanto, che diciamo fosse conforme a quello che erano le mie aspettative come cliente, ma poi anche diciamo che potesse dare la possibilità a coloro che poi eventualmente fossero venuti in Tanzania di garantirmi, di dare una sorta di garanzia, perché con le prospettive future che già individuavo in quel momento, insomma, mi avrebbero rassicurato. Perché qualsiasi cosa può succedere, quando si è all'estero bisogna sempre avere un po' di soldini in tasca. Quindi è andato tutto piuttosto bene. Io mi presento comunque, l'ho sempre fatto come consulente indipendente, sono e sarò sempre indipendente, se posso, da tutte e da tutti. E infatti sono single. Quindi
Comunque, battute a parte, no, diciamo che è stata un'esperienza molto molto bella per quello che mi riguarda. Questo suggerimento di Walter, poi ho tradotto, cioè non è che ho tradotto perché era già in inglese, te mi hai dato il libro in tedesco, ti ricordi? Ah sì, Di Lips, e poi l'ho trovato Ferdinand di Lips. Ferdinand Lips. E quel libro lì è stato veramente illuminante. Basterebbe leggere quel libro lì per capire tantissime cose, ma non occorre leggerlo in inglese perché ve l'ho scritto io poi nel report, no? Che trovate sul mio sito menteaperta.net, dove ho fatto un po' la storia dell'oro, che è anche un vademecum quando dovete comprare oro. Quindi io mi propongo come consulente esterno e indipendente, cerco anche di mantenere ottimi rapporti per quello che mi riguarda con l'azienda tedesca che si chiama Ovesta, però anche sono un po' un pungolo, vero Walter? Un po' cocciuto, un po' attestato su quello che voglio, possiamo dire anche vogliamo No, ottenere. diciamo che hai le competenze che ti permettono di fare determinate richieste che la mente germanica non sempre recepisce. Sì, no, piano piano, no, piano piano stanno recependo. Poi il fatto che mi abbiano simpatico o meno mi interessa poco. No, non è un Mi problema questo. interessa proprio poco. No, l'importante è un discorso molto semplice, però importante. Allora, qui bisogna capire che l'azienda perfetta non esiste. Io nel mio lavoro ne ho girate tante, ho visto delle cose da mettersi nelle mani nei capelli, un po' in tutti i settori, va bene? E a Ovesta, come tutti noi, è imperfetta. Quindi, siccome noi siamo consapevoli che la perfezione non esiste, bisogna però lavorare per perfezionare giornalmente quello che facciamo. Io, infatti, suggerisco a livello personale, c'è Claudio qui che fa, per esempio, formazione, io suggerisco di guardarsi tutte le mattine allo specchio e di chiedersi come ho fatto ieri, no? Come ho fatto ieri? Come mi sono comportato ieri? Cosa ho imparato ieri? Che cosa, quanto tempo ho investito su me stesso per migliorarmi e per imparare qualcosa? Questa è la prima cosa. E poi mi riprometto naturalmente di fare meglio di ieri. La seconda cosa che consiglio è quella di fare un atto di buona volontà. Non ha importanza, può essere una cosa stupida, un'elemosina, portare la sporta alla signora che attraversa la strada. Magari dare un bacino a una bella ragazza, anche quella è una cosa importante da fare una volta ogni tanto. Bene, allora è stata un'esperienza molto. Non sei convinto? Allora, Bello, perché sei brutta. no, se è brutta mi dispiace, se me lo dà lei non voglio fare discriminazioni, però no. Magari facciamo una magia, facciamo una magia. Ecco. E quindi è stato veramente, quindi poi insomma uno poi deve fare un certo lavoro comunque su se stesso. Questo vale anche sulle aziende. Invece le aziende, soprattutto diciamo europee, no? Generalizziamo da Italia e tal, non è che cambia molto. A Ovest sicuramente, anche con le ultime iniziative che sta portando avanti, ha dimostrato e mi ha anche sorpreso di essere invece un'azienda che guarda avanti, accidenti. Ecco, però anche a Ovesta diciamo che tante volte ha dei limiti di marketing, come si dice, no? Come lo chiamo io, di marketing strategico, per cui dovrebbe fare, ecco, secondo me, uno sforzo ulteriore, che è quello che cerco di fare io, rapportandomi con voi, di mettere il cliente al centro di tutto il processo. Non sono tanto importante io, non è tanto importante Ovesta, ma è la cosa più importante che cooperando insieme il cliente nel momento in cui ci dà fiducia abbia, percepisca il 100% di soddisfazione finale. Tutto il resto sono frottole. Ecco, se non riusciamo a fare una cosa di questo tipo, il cliente soddisfatto ne parla con l'amica o con l'amico, eccetera. Oh, ma lo sai, ho fatto questo. E allora di lì scatta il passaparola, perché altrimenti se no ci si trova a spendere un sacco di soldi di pubblicità, e ve lo dico io, la pubblicità, e se i propri soldi si butta via, che è quello che poi si raccoglie, va bene? Ecco, però anche questo è una cosa importante. Quindi io rimango come consulente, ovviamente ho deciso di
appoggiare diciamo i nostri sforzi ad ovest, dobbiamo farlo anche in maniera corretta, in maniera critica, ma sempre in maniera corretta. Ricordo che per quello che riguarda l'oro sfuso, siccome molti vogliono comprare oro sfuso, noi collaboriamo con la Z Metalli di Valenza Po. Signor Antonino ci ha dato fiducia, abbiamo fatto un piccolo accordo con lui, e se voi volete comprare un po' d'oro sfuso potete sempre rivolgervi alla Z Metalli e comprerete bene, comprerete un valore d'oro probabilmente più basso, non ci si guadagna quasi nulla, però noi ci siamo raccomandati, insomma, fagli il miglior prezzo, che se non è il migliore è uno dei migliori, va bene? Bene, allora io ci avrei anche altre cose ovviamente da dirvi, però vorrei lasciare per qualche minuto la parola al dottor Manca, se ovviamente vuoi dire qualche cosa, e poi se avete domande sull'oro ne parliamo, così acceleriamo un pochino. Prego, Walter. Ok, allora mi credo che mi conoscete a voce tutti quanti, adesso mi vedete anche di faccia. Ritorno un passo indietro sulla mia carriera professionale, che mi ha visto per 28 anni in banca. Non ero addetto alla contabilità, ero direttore di filiale. Sono partito come sportellista, veloce peraltro, e sono arrivato a direttore di filiale, ufficio legale, ho ricoperto diversi ruoli. E nel 2010, per insanabile incompatibilità di carattere, mi sono separato anche dalla banca. Nel 2008 era successo, vabbè, ma è un'altra storia. 2008? Sì. Oh, stesso anno, che mese era? È complicato, a marzo gliel'ho detto, ad agosto fuori di casa. Diciamo vicini. Successo anche praticamente finiti i soldi, finiti l'amore. No, no, assolutamente. Non nel senso, c'è stata una crisi finanziaria globale, di più. Ecco, no. Parlare di tutti i ricordi. Andiamo avanti, è meglio. Sì. Ma guarda, il ricordo è bellissimo. È il momento più bello della mia vita. No, 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 ero lucidissimo quel momento lì. Scusate, le signore, un buon... È vero, però. Ma... È vero, purtroppo molto vero. Andiamo avanti. I miei 28 anni di banca, in funzione quindi di rapporto con la clientela, sono finiti per quale motivo? Perché nel rapporto con la clientela a me piaceva fare il mio lavoro, cioè dare una consulenza, essere il partner finanziario delle imprese, delle famiglie, negli investimenti. Quindi cercavo di dare i consigli giusti a seconda delle esigenze dei clienti. Questo negli ultimi anni di mia permanenza in banca stava cambiando in maniera troppo veloce, e da direttore di filiale avevo obiettivi da raggiungere che non combaciavano con le esigenze dei clienti, per cui io non mi davo troppo peso degli obiettivi da raggiungere, ma soprattutto davo disposizione in filiale di non proporre prodotti che ai clienti non servivano. Questo ha fatto sì che entrassi in conflitto con il direttore generale, per cui sono andato via. Ma questo ha fatto sì che tutti i clienti che io ho avuto in 28 anni di banca non mi costringono a cambiare marciapiede se li incrocio per strada, perché per me la correttezza nella relazione era fondamentale, ed è rimasto così. Quindi ho raccolto quello che avevo seminato. Quando nel 2013 ho conosciuto Ovesta, perché facevo dopo la banca, ho iniziato l'attività di consulente aziendale. E una delle aziende che seguivo era l'azienda di promozione in Italia di Ovesta, e mi ha chiesto di entrare anche come promotore, e io, primo, da 28 anni di banca ero veramente
condizionato mentalmente, per cui per me soldi uguale banca, non esiste altro. Tutto il resto è fuffa. Oro, conoscendo le storie italiane, il lingottino di piombo placcato oro, venduto come oro agli autogrill insieme ai registratori, videoregistratori e cose varie, quindi non lo volevo, me l'hanno presentata, ma io non volevo conoscerla, non avevo interesse e non avevo interesse ad approfondire. E questa è una costante che ho trovato dal 2013 a oggi. Cioè, si parla di oro, tutti quanti dicono, ah, sì, sì, ma so, è protezione dall'inflazione, bene rifugio, tutti sanno tutto, ma cos'hai? Ha la catenina. Non ha senso, e magari investe in obbligazioni argentina, cirio, o ha investito in questi prodotti con i quali ha perso parecchio del proprio capitale. Questo scetticismo che avevo io, ho avuto la fortuna, sapendo il tedesco, di superarlo, perché ho conosciuto l'azienda direttamente, perché il titolare della rete di sviluppo italiana non sapeva il tedesco, doveva avere un incontro con la casa madre e mi ha chiesto di fare da interprete. E come dicevo a pranzo, io sono alto, biondo e con gli occhi azzurri perché sono di origine tedesca, ma dentro. La mia mamma era di lingua tedesca dell'Alto Adige, della Pusteria, e per cui con la conoscenza del tedesco ho fatto questa funzione di interprete e ho conosciuto l'azienda. Conoscendo l'azienda ho detto, ah, non sembrano proprio truffaldini fantasiosi italiani. E infatti non lo sono, sono germanici, penso che ci sia anche una componente ebrea, però. Ah, sempre, come tocchi soldi a certo livello ce lo ci sono sempre. E quindi è iniziata questa collaborazione. Dal 2018 mi hanno chiesto di occuparmi direttamente dell'assistenza a tutti i clienti in Italia. Per cui quando un cliente scrive ad Aovesta che ha un problema, Aovesta mi gira l'email e mi dice guarda che qua c'è questo, spiega al cliente, indicagli come deve fare per fare questo. Per cui me ne occupo ufficialmente dal 2018. Quindi a differenza di Massimo, io non sono indipendente. Io parlo di un'azienda che conosco e che stimo. La premessa che vi ho fatto dei 28 anni di banca è proprio nel senso che come in banca ci mettevo la faccia perché quello che facevo ero per il cliente, ero io la banca, non era una banca, quindi era la mia faccia. Ritengo che allo stesso modo, quando io parlo di Aovesta, ci sto mettendo la mia faccia. E non so con chi ne parlavo prima, dal 2013 che collaboro con Aovesta, ci sono tanti clienti che hanno fatto investimenti in oro e in molti casi la domanda, ma Aovesta è un po' cara, sto comprando a un prezzo più alto, ma quando salirà il prezzo, quando ci guadagno? Praticamente non è stata mai fatta, salvo chi doveva vendere proprio perché era costretto, magari dopo 6 mesi, dopo un anno, e può averci anche rimesso, ma per chi ha tenuto l'investimento, che è un investimento da fare a medio e lungo termine, per chi ha mantenuto l'investimento, il profitto o la soddisfazione la vede e c'è, e quindi non ho nessuno dei clienti diretti o indiretti che ho conosciuto che mi sia corso dietro. Giusto per dire, c'è un mio carissimo amico che nel 2014 o 15 ha fatto un piano di accumulo, è romano, lavora all'Iveco di Bolzano, al collaudo dei mezzi blindati. È un armadio romano che faceva la security nelle discoteche, e questo, che mi, essendo romano, non mi chiama Walter, ma Vartere, quando ha fatto l'investimento, fa, Vartere, io lo faccio, ma tu lo sai che c'ho la mazza da baseball, vero? Mi fa ancora delle code alla vaccinare incredibili quando mi invita, quindi... è la prova che
ho superato la prova, diciamo così. Ecco, Avesta quindi è un'azienda seria, precisa, viene incontro ai clienti. La cosa brutta e sulla quale effettivamente con Massimo cerchiamo di limare sono alcuni aspetti legati forse più alle traduzioni che al contenuto vero e proprio, che se uno legge un contratto, faccio l'esempio, quando uno apre un deposito con Avesta, l'ultima frase dove deve cliccare, perché sono contratti stipulati a distanza, l'ultima frase che deve cliccare è quella dove accetto l'apertura con obbligo di pagamento. Questo obbligo di pagamento è normale, siamo in Italia, io ho studiato giurisprudenza, quindi ancora maggiormente so che bisogna stare attenti a cosa si firma, anche se digitalmente, però questo obbligo di pagamento era pesante ed è dal 2015 che gli dico cambiatelo, adesso gli ho suggerito una formulazione diversa che è meno impattante, ma per un motivo principalmente, perché non c'è nessun obbligo. Cioè, uno che firma un deposito, apre un deposito Royal Class, che formalmente ha l'importo minimo 50.000 euro, e dice, ma no, io lo voglio fare di 25-30.000. E io gli dico, tranquillo, ne abbiamo fatti tanti, c'è l'accordo in via eccezionale con Avesta che accetta queste somme nonostante questa tariffa agevolata, quindi prezzi più vantaggiosi, tutto quanto, però dice firmo 50.000 con obbligo di pagamento. Io ho portato anche degli altri esempi, non c'è nessun obbligo, perché uno che apre il deposito con obbligo di pagamento e poi decide che non è oro che vuole comprare, ma una macchina, e non fa assolutamente niente, non succede assolutamente niente, perché Avesta non va con legali tantomeno, ma con lettere a dire guarda che hai aperto un deposito, avevi firmato con l'obbligo di pagamento e ancora non è arrivato niente. Assolutamente nulla, anzi dopo un mese, se non sbaglio, quel deposito, anche se già accettato e aperto, viene messo in stand by e basta, non risulta incompleto, punto e basta. Addirittura è successo che clienti che hanno fatto l'operazione, hanno fatto il bonifico, è arrivato il bonifico, per motivi a me ignoti, nel senso che la spiegazione l'avevo data io su come funziona, c'è un prezzo d'acquisto, un prezzo di vendita, è come dire andiamo a fare il pieno alla macchina, non è che andiamo a vedere quant'è il dollaro al barile, il petrolio al barile, possiamo vedere se sale o se scende, ma il prezzo alla pompa è il prezzo alla pompa, è il prezzo del commerciante, quindi un conto è la quotazione del petrolio al barile, un conto è la benzina, il gasolio che prendiamo alla pompa. Il fixing di Londra, quello che Massimo ha detto viene fissato alle 11 e alle 3 di ogni giorno a Londra da tre rappresentanti, quello è il dollari al barile, non è il prezzo finale. Questa cliente era convintissima invece di ricevere quel prezzo. Quando ha visto che erano in quel caso 30.000 euro, erano stati venduti a un prezzo più alto rispetto al fixing, mi ha telefonato disperata, ha detto no, io mi sento fregata, e io lo spiego sempre, perché io ci tengo al fatto che l'operazione sia ben capita e ne sia ben cosciente il cliente. Gli avevo sicuramente spiegato molto bene, ma a volte, soprattutto nella comunicazione a distanza, non si riesce a capire se il messaggio è arrivato o meno. Però sta di fatto che ha detto no, io mi sento fregata,
non mi va bene così, non dormo la notte. Ho detto, signora, non si faccia problemi. Scriva un'email, la scriva a me, poi la traduco da Ovesta, oppure la scriva direttamente da Ovesta, nella quale dice che ha purtroppo sbagliato, non ha capito, non era quello che pensava e vuole annullare la sua operazione. Questa ha mandato l'email, io l'ho tradotto da Ovesta, due giorni dopo aveva i 30.000 euro sul conto. Immagino che Ovesta, pur lavorando con la Commerzbank di Monaco, qualche spesa per le operazioni ce l'abbia. Non ha ricevuto 30.000 euro meno le spese di operazione, ha ricevuto 30.000 euro. Ha stornato l'operazione e ha restituito i soldi. Questa mi ha telefonato contentissima e ha preso poi degli ETF. No. Allora, intanto qui ci sono persone che hanno già sottoscritto e nessuno di voi ha ricevuto l'obbligo di arrivare a 50.000 euro, no? Perché avete preso... No, ma per dire... Vabbè, allora dai, fallo velocemente. Ecco, questo si vede proprio la differenza di mentalità tra l'Europa e l'America. In America questo contratto qui lo risolve in 448, perché gli devi dare anche la garanzia di recessione per 30 giorni. Cioè il cliente ha qualsiasi contratto firmi con un'azienda decente, per legge, c'è il diritto... Anche in Europa, Ma allora perché non lo fanno? Io sono in America, ma dovrebbero fare. Se in Europa, dov'è la Germania? In Europa, sì, ma infatti c'è nel contratto, Il diritto di recesso c'è, e soprattutto c'è un diritto di recesso rafforzato perché il contratto è stipulato a distanza. Ma io ho parlato con Alex, scusatemi alla parentesi, ho parlato con Alex di questa cosa, non mi ha detto niente. Andiamo avanti. Ok. Allora, ecco, dicevo, c'è solo questa piccola cosa qui che via speriamo di ricordare, perché in due secondi, questa è una deroga speciale che hanno fatto per l'Italia, ma quindi nelle comunicazioni poi finali che riceverete c'è questa storia che mi impegno a pagare 50.000. Fino a 50.000 euro, che è ancora lì da perché tutti gli altri contratti, cioè quelli internazionali, è standard questo format, evidentemente non riescono a personalizzarlo per l'Italia, vedo, però lì basta metterci una postilla, va bene? Postilla, sotto ci scrivi eccetto deroghe speciali, basta, con quello siamo a posto su tutti i punti di vista, quindi come vedi si può risolvere assolutamente bene, benissimo. Allora, domande sull'oro? Quali sono le cose che ha fatto? Tu avevi detto che questa aveva fatto, aveva delle novità, non so. Sì, allora, le novità non abbiamo ancora mai parlato, perché sono stati un pochino in ritardo nel mandarle e io ho avuto anche poco tempo, adesso arrivate da poco, per analizzarle con Walter, e allora per il momento abbiamo deciso, siccome io personalmente sono contento del Royal Class, perché io l'ho già confrontato con altri programmi di altre aziende e non è assolutamente, non per correggerti, ma non è assolutamente vero che Ovesta è cara. No, perché per non fare nomi, la Caris Gold è più cara almeno di 2 punti rispetto a Ovesta, te lo dite in formo, se hai capito? Ecco, è intorno a quasi 15, e Ovesta è 12, cioè nel secondo... E noi forniamo sinceramente un servizio, prima di tutto qui noi si parla di oro, mentre altre aziende trattano oro, ma non sono dei banchi metalli, cioè non sono delle aziende specializzate in oro. Per esempio, questa azienda che ho appena menzionato, perché poi mi scoccia anche, però devo dire queste cose, è un'azienda che viene da un'esperienza assicurativa. Ora, io non... Se non ho seguito da lontano, puoi ripetere questa azienda? Caris Gold. Verona. Sì. Bene. No, prego. Ma che, network. Sì, ecco, che quindi io non so nemmeno se questo oro poi viene stoccato veramente, e poi è più caro. Ora, il servizio che offrono loro è migliore di quello che offriamo noi? Non lo so, no? Quindi uno deve fare una valutazione mettendo tutto insieme. Recentemente ne ho scoperto un'altra che non menziono perché lasciamo perdere,
che addirittura non chiede niente per il deposito dell'oro. E io gli ho detto a questa persona, ma com'è possibile che, no, che non ti chieda, ma dov'è l'oro? E lui ha, allora l'oro non c'è, lui ha detto probabilmente l'oro non c'è. Quindi vedi, l'ho detto, vedi di recuperare il prima possibile i soldi o comunque sia l'oro e poi magari si troverà la maniera. Perché la cosa minima, dovunque sia depositato, è che deve essere assicurato. Se non è assicurato... Sì. Il cavo ha le sue spese. Poi i cavo italiani siamo intorno allo 0,50%, mentre Overt è 0,30%, no? 0,025%. No, per la Royal. Sì, hanno 0,025% sì. Mensile. Sì, che poi diventa, quanto diventa? 0,030. 0,025, ma hai detto te, 0 intorno a 0,3. Brutta cosa la matematica. Vabbè. 0,3 per quanto? Per un anno? Sì. Sì. No, è 0,025 al mese sul depositato. Fallo, guarda un attimo che facciamo il calcolo. Comunque sicuramente abbiamo già fatto il calcolo, sicuramente più conveniente. Poi c'è un altro aspetto molto importante, che io, due o tre aspetti molto importanti. Primo, quando comprate oro in Italia, 003. Ecco, quando comprate oro in Italia parte automaticamente la comunicazione a lui, che è l'ufficio finanziario. Secondo, per essere assolutamente certi che si stocca oro nel posto giusto, cioè in un cavò di alta sicurezza tipo quelli che troviamo in Svizzera, queste due aziende che in questo momento fanno deposito in Italia dovrebbero essere banche, ma non sono banche, sono aziende di trasporti. Si sono arrangiate, non si sa nemmeno per certo se abbiano la licenza stoccaggio conto terzi, perché io ho fatto in genere non le lasciano più dopo un po' di truffe che ci sono state. Poi abbiamo già in parte parlato molto del libro di David Rogers Webb, secondo il quale stiamo andando incontro a una centralizzazione di tutti i titoli all'interno di pool finanziari, che poi sono i grandi huge fund americani, e nel momento in cui ci sarà forse il grande reset, e noi non potremo più reclamare il nostro titolo perché loro in ultima istanza sono i proprietari del titolo, quindi formalmente siamo noi, ma nella realtà i soldi se li terranno loro. E quindi va a chiedersi, ma non è che succede poi la stessa cosa nell'oro, con l'oro? Figuratevi se ci lasciano l'oro, ci confiscano tutto e ci lasciano l'oro. Mi viene da ridere. Quindi bisogna cercare di fare almeno il possibile per farlo, per metterlo al sicuro, ma facendo cose legali, no? Assolutamente sì. Poi abbiamo scoperto, scoperto credo io, anche molte persone che lavorano ad Ovest non ne sanno niente di queste cose, perché giustamente sono anche abbastanza riservate, no? Che questa azienda, non l'azienda in se stessa, ma poi praticamente si appoggia ad un'azienda che è configurata come FF, io lo chiamo, no? Beh, quando un bene è messo all'interno dell'FF, secondo la legge internazionale, non lo può toccare nessuno, ma neanche mi sembra Hitler abbia la possibilità di confiscare l'oro e i beni all'interno di queste strutture. Non lo fanno perché sono beni loro, e quindi è tutto insieme lì. E noi abbiamo la possibilità di comprare dell'oro presso un'azienda entrando alla porta di servizio. Però quando poi entriamo nel salotto buono sono le regole loro, non le nostre. E quindi è chiaro, no? Perché loro, sapete che l'elite, arrivo felice, l'elite, questo è molto chiaro in America, non le paga le tasse, non paga mai tasse, c'hanno le loro regole, c'hanno i loro accountant, c'hanno i loro avvocati, non sono cittadini normali, ora è difficile
dire questa cosa qui, ma se parlate, credeci, ma se parlate con un accountant, un commercialista che conosce il diritto internazionale, che è stato in America, ve lo può confermare, è una cosa abbastanza risaputa in America questa cosa. Ecco, noi entriamo, abbiamo la possibilità, grazie a questo investimento, di fare la grande magia. Poi un giorno forse riusciremo a acquisire bene bene, no? Quella che io chiamo la grande magia, che si tratta di prendo un soldone, di trasformare questi quanto valgono questi? Leggete? 0,0000001. Nulla. Questi valgono perché noi si crede. Questa è un'altra applicazione di quelle che ci hanno messo in testa, Luigi, sai? Tanti anni fa ce ne hanno messe tante, sai? E noi pensiamo che questi siano 50 euro. Prima di tutto è molto discutibile. Poi c'è qui, l'hanno scritto piccolino, la C. Allora, questo è anche un po' il mio lavoro. Allora, almeno in America, ma credo che siano disposizioni internazionali, quando te riproduci la C, che trovate ovviamente anche sul mio libro, se non mi sbaglio, deve essere minimo di 2 mm di diametro, probabilmente 4 se non 5, perché questa è meno di 1, quindi 3 quarti. Quindi c'è anche legale. Questa è truffa. Vabbè, è per questo che non si possono scrivere che sono falsificati. Abbiamo trovato una risposta. Tra truffatori ci si intende. Quindi abbiamo un certo quantitativo di soldi in banca che non servono, via. Prendiamo un pochettino, tanto, insomma, un certo quantitativo, ci sono persone che ce ne hanno tanti, no? E continua a tenerli lì. Ma ora, averne 50 o avere 50 milioni, il concetto è lo stesso. Non cambia mica nulla, nemmeno 50 milioni sono più validi di questi. E compriamo oro, l'oro è oro, è la loro moneta, è l'unica vera moneta. Io ho caricato adesso, recentemente, vediamo, ve lo faccio sentire, perché l'ho anche caricato, l'ho salvato da poco, l'intervento di un signore che si chiama Gigi Moncalvo, che al minuto ha fatto tutto un lavoro lui sui gli agnelli, a me mi piange il cuore perché sarei anche juventino, diciamolo piano, adesso c'è da star zitti. Ecco, andata, dai. Vabbè. Lui adesso ve lo faccio sentire, tanto siamo qua al minuto, mi sembra 130. Vediamo se lo ritrovo. L'ho scritto qui, arrivo subito. Vediamo se ci sono. Parla anche di questa cosa qui, va bene? Io qui c'ho scritto che io quando trovo queste cose significative le carico, no? Le posto. Anche agli agnelli piace l'oro. Ascolta al minuto. 1 ora 30 e 45. Sentiamo che dice. Santo Dio. 1 ora 30 e 45. Eccoci qui. Non so come mai non si sente niente. Che è successo? Non mi sente nulla. Walter, hai un'idea? Forse perché sto registrando. Va bene, ve lo dico a voce, abbiate pazienza. Allora, lui dice che parla di tutta la storia degli agnelli, di quello che è successo, della famiglia, che la Fiat, cioè il capogruppo di tutta la holding, immaginatevi, no? C'è la Exxon, poi loro trattano praticamente tutti i settori, no? Tutti i settori ci sono loro, no? La capogruppo è una società ad accomandita semplice, quindi per legge non è obbligata a fare dichiarazione dei redditi, costituita con 12.000 lire negli anni 50-60,
i cui soci sono Umberto Agnelli, Gianni Agnelli, Margherita Agnelli e la mamma, Gabetti e Romiti. Tant'è che quando cerca di fare la visura lui, no, di ottenere informazioni di questa società, non riesce nemmeno a ottenere informazioni, non le vogliono dare alla Camera di Commercio tedesca. Ovviamente fa la questione come mai Umberto e Gianni sono ancora lì, sono morti, dovevano essere eliminati. Insomma, per arrivare alla fine di tutta la storia, che comunque vi invito ad ascoltarla perché è molto interessante. Poi perché la facciamo sentire da qua, 1:30? 1:30 e 45. Da uno spaccato dell'Italia. C'è uno spaccato dell'Italia, la più grande famiglia italiana, che ha probabilmente evaso intorno, ha fatto il calcolo, lui, vediamo un po', me lo so scritto qua, almeno 19 miliardi, almeno sì, 19 miliardi di euro, almeno 19 miliardi di euro totalmente al fisco italiano, ma sono molti di più, no, perché lui dice, a un certo punto dice il vero bottino, spiega, il vero bottino è quello creato dai proventi della vendita delle armi. Che ricordiamoci che le guerre sono sempre business, della prima e della seconda guerra mondiale, i proventi, Edoardo Agnelli, che era il papà di Gianni, li voleva in oro, voleva essere pagato in lingotti d'oro. Questi lingotti d'oro sono una cifra, dice, che ci stanno lavorando, incredibile, una cifra che oggi è equivalente a un numero incredibile, più di una banca, più di un trilione. Ecco, questi sono tutti i soldi che vengono fuori questa cosa. Però lui diceva: io voglio essere pagato solo in oro. Ecco, per darvi l'importanza, lui veniva ancora da un sistema nel quale c'erano le monetine d'oro e d'argento, e lui si fidava dei soldi questi, sì. Voilà. Per dimostrarvi, proprio capire la mentalità. Poi noi siamo aperto la Federal Reserve, tutto è cambiato, naturalmente è più facile fare scambi di questo tipo, ma quello che volevo dire, la vera moneta loro è l'oro, non sono questi. Questo stampate la Federal Reserve, ma loro sanno benissimo, ora questa è la Banca Centrale Europea, ma sanno benissimo che è una truffa. Ok? Come diceva Ferdinand Lips, solo l'oro è denaro, tutto il resto è credito. Sì. Dipende da che punto di vista lo guardi. Sì, esatto. Prego, Felice, dovrei vedere. I beneficiari dell'FF sono tutti clienti. I beneficiari del conto del deposito come FF, sì. Sì, no, Ovesta si appoggia ad aziende che sono costituite come FF, diverse. Okay, i beneficiari sono i clienti. Certo. Sì. Okay, tutti i clienti hanno il conto, sono, sì, i beneficiari. Sì. Quindi la seconda domanda è, lo 0,025% è sulla quotazione dell'ultimo giorno del montante che hai? Sì. Fine mese, ogni fine mese, sulla base della quotazione di quel giorno. Oggi a quanto verrebbe comprato? Quanto si comprerebbe al giorno? Per controllare. Oggi il prezzo viene fissato alle ore 15 tutti i giorni da Ovesta. Allora, quando hai la quotazione me lo dici? Sì. Approfitto per dire anche questa cosettina. Sto lavorando per, mi hanno contattato, no, col discorso del lavoro che ho fatto sulla confisca in America dell'oro, eccetera, eccetera, chi ha comprato oro sfuso mi ha contattato chiedendomi, insomma, la soluzione. Allora io mi sono messo in contatto con un'azienda svizzera, poi ne contatterò un'altra, grazie Cristoforo per il link, e vi ha seguito le procedure, è abbastanza semplice, se uno ha oro lo prende,
lo prende o lo recupera se l'ha investito in un'azienda tipo quella che abbiamo visto prima, no? Che probabilmente l'oro non esiste nemmeno, sempre che riesca a recuperarlo, perché ti possono anche dire sì sì sì, in qualsiasi momento te lo ridò, però quando lo vai a chiedere, ma sì, ma sai, insomma, solite cose un po' fatte così. E c'è da seguire una procedura un po' particolare, si prende e si porta in Svizzera. Questa è una cosa abbastanza legale, non c'è tutto legale, tutto, non c'è nessun tipo di problema. Io non lotterei l'oro in Italia, assolutamente, perché un disco, come italiano... Quindi il canone di una banca svizzera. Quale? Quale? Quello comprato da... No, no. È anche depositato in Svizzera. Io parlo invece dell'oro sfuso di altri soggetti che l'hanno già comprato, capito? E che la cosa più semplice da fare in sicurezza, e quella che costa anche meno, è prenderlo e portarlo in Svizzera. Sì. Tutti questi istituti. Dimmi. Attenzione che per la legge italiana, sì, se tu attraversi il confine, sì, con un valore superiore a 12.000 sì, 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 infatti euro, è un po' complicato, detto c'è da fare quel discorso lì, e c'è da farlo, e pazienza, e si farà, ma non è che se siano... A meno che non... Ma se vai a questa è la stessa cosa? Sì. Sì, sì. Cambiani... quando esci dai confini nazionali devi, se è in esportazione, averlo dichiarato prima che lo porti fuori, se è in importazione entro 30 giorni dall'importazione devi fare la comunicazione oro. Te la, non l'ha mai fatta questa. E si paga, però si paga anche. La comunicazione oro? No, si paga il trasporto. No, no, tasse o no? No, 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 si paga il trasporto. Trasporto devi pagare, forse sì, lo puoi portare anche te se hai fatto allora tutto. Se sì, si fa trasporto al seguito bisogna fare questa dichiarazione, se si fa con una, ci sono delle ditte specializzate in trasporto valori e ovviamente lì bisogna dichiarare cosa stanno trasportando e saranno loro a fare la dichiarazione, perché sennò al confine, allora io l'accordo che ho con questa azienda qui è che fanno tutto loro, capito? Per sì, semplificare tutto, ma sicuramente capito? Cioè voi contattate chi ha oro fuso e lo può portare in Svizzera, gli do il contatto di questa azienda, la contatta, parla con, qui si chiama Sandro mi sembra, parla con questo ragazzo che è italiano e poi va tutto con loro, cioè io non ci posso controllare niente, non posso fare niente, io credo che sia un'azienda seria. Il signore dell'oro che me lo voglio portare in Svizzera, quanto è? Un miliardo, un miliardo e mezzo? Ah, sì. Cosa devo dichiarare se è sotto i 12.000? Niente, niente. Ma più piaccio, se no di più faccio 2-3 anni. Fra l'altro, volendo dirla tutta, ma lì potrebbero anche fare dei controlli sul certificato d'acquisto, a seconda di chi ha fatto l'acquisto, ma siamo in 4 persone, 40.000 euro li portiamo di controvalore senza problemi. Sì, infatti c'è un signore che conosco, mi ha detto vado col camper, andiamo 10-12. No, io ho un contratto dell'oro in Svizzera, ma una placchettina cioccolata, sì, che si può... Ah, quello che si spezzano... Un gran lavoro. Sono uscito, l'ho preso o Auron, sì, cioè, no. Dovrebbe essere sì, in genere sono perché la funderia è un'altra, adesso non ricordo Area House. Era Heraus con la H davanti, impronunciabile. Sono uscito e non ho dichiarato niente. Il controvalore superava i 12.500? No, era 3.000 euro. Non sapeva dichiarare. Allora, poi ho letto il foglietto, ho scritto che sarebbe stato da dichiarare in dogana svizzera e poi in Italia. Ma in Svizzera non so se no, abbiano questa dogana. Yeah. E poi quindi anche in Italia. Ma nessuno mi ha chiesto niente. L'unica che può avere il mio documento perché me l'ha chiesto è l'Eurofina, ma se lei non dice niente io posso avere tutto l'oro che voglio senza dichiarare. Esattamente. Comunque non tenete oro in Italia, la vedo perché? Male
per le ragioni che ti ho appena detto, perché stiamo andando probabilmente incontro a una anzi, guarda, questa te la dico dopo. La prima cosa che ti dico è questa: alla te tieni dell'oro, no? Se te sei assolutamente certo che quell'oro lì non ti serve, no? Beh, puoi anche dire lo tengo lì, bene? Ma poi dove lo tieni? A casa, in una cassetta di sicurezza di una banca, dove lo tieni? Cioè, capito? Dipende. Perché, buona norma, l'oro deve stare in una cassetta di sicurezza. Non è che poi seppellirlo in giardino, come degli esperti suggerivano fino a poco tempo fa. Adesso mi risulta che non lo facciano più. Quindi, se l'oro è al sicuro, va bene. Ma se non è al sicuro, secondo me ti dovresti porre il problema di dove metterlo al sicuro. Anche perché può succedere che ti hai un incidente, muori, e purtroppo può capitare anche queste cose. Sei sicuro al 100% che ti fidi di qualcuno, lo dici a lui, perché bisogna dirle queste cose qua, no? A qualcuno succede un incidente. E se muore insieme a te? E se poi muori insieme a me? Insomma, è un po' controsenso, togliere i soldi dalla banca per mettergli loro nella banca. Sicurezza della banca mi sembra proprio una pazzia. Esatto, quindi l'oro deve, secondo la ricerca, insomma, stare in questo momento il posto più sicuro è stare in Svizzera. Se poi è oro investito presso denaro investito presso questa azienda, quindi il metallo è all'interno di un FF, anche meglio. Poi se c'è qualcuno che vuol contestare questa cosa, alza la manina e se ne parla. Perché purtroppo in rete ci sono tanti qua, troppi, parlano senza discorsi, e poi arriva alla fine non ha capito niente. Pagati per parlare, prego. Allora, io vorrei chiarito questo passaggio. Uno compra oro da Ovest, giusto? E poi deposita in un capo svizzero. Sì. Il passaggio del comprare oro non deve essere fatto con un bonifico dall'Italia, ma deve essere diretto. No. Cioè questo passaggio, io faccio un bonifico, sì. Non viene controllato, registrato. Il bonifico è registrato, assolutamente, la cosa è tracciata. Allora, cioè, per sono questo passaggio, io non lo voglio fare. No. Non lo puoi fare perché Ovest è obbligata. Sì, no, lo può fare. Vengo con i 5, vengo 5 persone e vengo a comprare un quantitativo. Poi ci ritorno e le compro un altro quantitativo. Allora, a Ovest. Il rapporto è diretto con Ovest. Sì, allora, Ovest è un'azienda che anche in questo si è dimostrata seria. In una delle varie funzioni che io ho svolto in banca nei miei anni, c'era anche responsabile dell'antiriciclaggio per la banca. Per cui conosco molto bene quell'argomento. In Germania, effettivamente, nel 2013 e fino al 2015-2016 non c'era la stessa normativa che c'era in Italia. Per cui era successo dal 2009 fino al 2015 che qualcuno in 5 o 15 persone fossero andati direttamente a Holzkirchen, che è il paese dove ha sede Ovest, che è 25 km a sud di Monaco di Baviera, e ne avrebbe portato lì i soldi e aperto un deposito. Per cui lì ovviamente non c'è nessuna tracciatura. Questa cosa non è più possibile, ma non perché Ovest lo farebbe anche volentieri, perché dice ci vendiamo e quindi va bene, ma loro, per la loro normativa antiriciclaggio, se viene il cliente con i 30.000, 50.000 in contanti, ben volentieri andiamo in banca, alla loro banca, il cliente viene identificato dalla loro banca, e la cosa che hanno detto, noi lo faremo anche, evitiamo di dare il consiglio e di farlo per un motivo. Perché la banca fuori, che è la prima cosa che fa quando vede un cliente italiano o comunque chiunque con i contanti che va lì e non giustifica la provenienza di quei contanti, fanno la segnalazione di operazione sospetta. Per cifre grosse non danno neanche corso all'operazione.
Per cui è un darsi la zappa sui piedi a fare un'operazione di questo tipo. Però la soluzione c'è. Per chi ha la fortuna di avere un conto corrente all'estero, fa bonifico estero su estero, l'Italia non sa niente. Sarà tracciato lo stesso. Attenzione, guardate che il sistema bancario è diventato un ausiliario di polizia giudiziaria. Ho colleghi che mi dicono che passano la metà della mattina a rispondere alle domande che il sistema manda fuori sul cliente: come mai ha fatto questa operazione, chiedere giustificazione di quest'altra operazione. È diventata una cosa vergognosa, non si fa più il lavoro che si faceva una volta e quindi è cambiato tutto. Per cui banca su banca estera c'è la possibilità di sfuggire al controllo, ma il fatto che debbano essere operazioni tracciate è per la sicurezza anche dell'azienda, insomma. Questo vi dico una parentesi, che stamattina venendo in giù ero al telefono con una cliente. Allora, uno che ha un deposito Vesta può incrementarlo con bonifici che arrivano anche da soggetti terzi, il papà per il figlio, il nonno per il nipote, o l'azienda per l'amministratore, cioè tutto possibilissimo. Però quando c'è, ad Ovesta risulta che il bonifico è arrivato da un soggetto diverso dall'intestatario del deposito, blocca l'operatività del deposito, cioè non se ne può disporre finché non si è giustificato chi è questo soggetto. Se la cosa deve chiamare l'intestatario del deposito. No, sì, viene scritto all'intestatario del deposito che questa operazione va chiarita. Deve avere la conferma che chi sta facendo quel bonifico lui lo sappia. Cosa è successo? Una cliente, e fra l'altro per una cifra non esagerata, nel 2017 aveva fatto un acquisto e nel 2017 le avevano scritto, era una società che versava versante differente. Adesso, a distanza di anni, voleva disporre del suo deposito, hai ancora questa richiesta in sospeso. Ah, ma io ero socia di quella società e mi ha fatto un pagamento. E resta dice, vabbè. E possiamo chiedere anche che Gesù è morto di freddo, però qui qualche documentazione ce la dai. E non c'è la... alla fine, comunque oggi... nel tratto appenninico ho risolto il problema perché ha una cessione di quote, effettivamente aveva ceduto le sue quote di questa società e questo dovrebbe giustificare. Mi ha già mandato tutto, ma devo verificarlo. Però voglio dire, questa attenzione c'è, anche il conto corrente che si abbina al deposito di Ovesta deve essere intestato, quantomeno cointestato all'intestatario del deposito, perché nel momento in cui si ordina la vendita i soldi non possono andare a un soggetto terzo. E attenzione, questo fino al 2012-13 invece era possibile. Ovesta non aveva nessun tipo di vincolo da questo punto di vista, per cui io potevo caricare il mio deposito e poi far fare bonifici a chiunque. Scusami, ma tutto interrotto, è finito? Sì. Una domanda. Ovesta accetta... conti cointestati, cioè a due persone, marito e moglie? Come depositi no. Ecco, è solo singolo, no? Solo singolo, sì. Okay. Va bene, benissimo, ok. Bene. Prima ho detto di colori, ma questa è una cosa giusta. Ognuno partecipa al proprio conto Qualcuno voleva il prezzo? Dunque, stiamo. Dunque, c'è qualcuno in linea che vuol fare delle domande? Ovviamente stiamo parlando di oro. 71 e 32. Quanto? 71 e 32. Mario, nessuna domanda? Ma una domanda potrei farla. Parliamo anche dell'argento, solo dell'oro anche?
Vai, vai, tranquillo, è un metallo. No, perché da più fonti ho capito, insomma, che l'argento promette bene. L'oro è importante, sì, il grosso lo investirà in oro, però l'argento ha buone prospettive future, giusto? Sì, sembrerebbe di sì. Se potevamo eventualmente fare una piccola quotazione, vedere quanto verrebbe a costare, non so, 10-20 mila euro comprati adesso con la quotazione attuale, cioè quali sarebbero i costi di deposito, come i costi di acquisto, eventualmente di riscatto, magari facendo il discorso argento e anche oro, se è possibile. Grazie. Sì. Allora, Auvesta propone oro, argento, platino e palladio per poter fare proprio questa diversificazione anche all'interno dello stesso deposito. Sull'argento, sulle potenzialità dell'argento, condivido il pensiero, nel senso che se ne parla delle potenzialità già da parecchio tempo. L'argento ha un andamento, sto guardando adesso il grafico, dal 2020 che ha avuto una crescita da 360 euro al chilo a 731, quindi più del doppio. Da lì era nel 2020 731, adesso siamo a 743 al chilo, quindi l'andamento è abbastanza lineare negli ultimi tre anni e mezzo, mentre l'andamento dell'oro è sempre, pur con alti e bassi, ma sempre il trend in salita. Ciò nonostante, dicono che l'argento è effettivamente molto valido da un punto di vista potenziale, ma soprattutto quello che dice Auvesta, che la validità dell'argento sta nel suo rapporto con l'oro. E su, infatti, i prodotti nuovi che sono in fase di lancio con Auvesta sono dei depositi dove è prevista una sorta di trading sulla base del rapporto rapporto fra prezzo oro e argento. Ecco perché è un po' complicato, e prima di proporre qualcosa ci dobbiamo entrare bene. Poi, se non mi convince me, non lo propone. Scusami, è un'estrema democrazia, dico no e non si fa. Ma a proposito del discorso, è successa una cosa curiosa, non so se l'hai notato, che in genere, proprio per questo discorso che si diceva di rapporto, no, diretto fra oro e argento, quando l'oro cresce, l'argento diminuisce, viceversa. Stranamente, non so se l'hai notato, la scorsa settimana è cresciuto l'oro e è cresciuto l'argento. Vedi come noto le cose? Vedete? Che vuol dire conoscere, osservare dal punto di vista simbolico? Ha avuto, vedete? Direi, lo stesso picco, perché è stato un picco per l'oro e un picco anche per l'argento. Non è curiosa questa cosa qui? Il mio timore è che il grande burattinaio, perché non è il mercato purtroppo che fa il prezzo, perché se fosse domanda e offerta non ci sarebbero dubbi, il prezzo dell'oro non sarebbe sicuramente questo. Sarebbe molto di più. Sì, molto, molto di precisiamolo, più. Precisiamolo, assolutamente sì. È tenuto basso anche perché le banche stanno acquistando e devono fare riserva, no, stanno soprattutto la banca russa, la banca cinese, ma anche altre banche turche stanno comprando un sacco d'oro, del Kazakistan. Infatti il dubbio che avevo io vedendo il picco dell'oro era che sia finito il momento della raccolta e sì, adesso lasciano il prezzo. È possibile un momento di respiro, sì. Un'altra cosa che vi dico dall'altezza dei miei 28 anni di banca, che i prodotti finanziari di cosiddetta ingegneria finanziaria, i futures, i derivati e tutte queste invenzioni, cosa sono? Le scommesse sull'indice di borsa, l'andamento di un indice di borsa, sono scommesse e sono prodotti finanziari che alterano il mercato. Gli ETF sull'oro alterano il mercato.
perché sono prodotti finanziari che nulla hanno a che vedere, perché a parte forse un paio di ETF che hanno una percentuale di effettivo oro fisico sottostante, se no in generale gli ETF non hanno mai il sottostante, però alterano le quotazioni di quel bene primario. Per cui in questo mondo di manipolazione mi ha meravigliato questa crescita e ho pensato, appunto, come vi dicevo, che sia finita il tempo della raccolta e adesso prende il suo prezzo reale l'oro e quindi salirà e continuerà a salire. Finito. Prego. Sì. Gian Battista, hai una domanda? Te la sei scordata? Prego. Va bene. Grazie. Di essere venuta. Sì, sì, ci risentiamo. Grazie. Grazie. Hai comprato per caso un numero di lotteria? Sì, sì. Ecco, allora poi ti comunico se vi. Va bene, grazie. Ciao, grazie. Ciao, una domanda era ho sentito una volta, ma scusa, se non nessuno scusami. La lotteria se lei va via, non ha messo il numero. Sì, 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 ha messo il nome. Nome. Sì, nome e numero di tre. Sì, benissimo. Poi da, grazie, prego. Io posso lasciare la mia identità, cioè indicare un nome a cui lasciare eventualmente l'oro. Devi? Assolutamente no. No, sì, puoi fare. No. Lo puoi fare, nel senso che quando uno fa testamento può disporre della quota disponibile come vuole. Se il deposito di Aovesta rientra nella quota disponibile, può farne quello che vuole. Va in successione legittima in mancanza di testamento. Se l'unico bene che hai è un deposito da 100.000 euro con Aovesta e hai tre figli e lo lasci solo uno, gli altri faranno causa a quello per avere. Sì. Fra l'altro, volevo farti una domanda: credo che non si è mai affrontato questo argomento. Mettiamo il caso che io ho comprato dell'oro, no? Però non voglio fare testamento, cioè non voglio fare niente, dovrò comunque informare il notaio o qualcuno che possiedo dell'oro, no? Se no, come fa poi dopo? Se non lo dica a nessuno, che cosa succede a loro? Se nessuno lo chiede, beh, probabilmente dai bonifici si vede che hai. Sì, però dico, cosa suggerisci di fare? Cioè, che si deve fare. No, uno che qualche compra parente in mancanza anche. Ma no, di non sarà un notaio, non è un notaio, no. È un notaio. No, no, se vuoi fare un testamento, ma basta che un parente sappia che tu avevi il deposito da Ovesta, vieni a mancare tu. Scriveranno ad Ovesta dicendo: mio padre aveva per caso da voi un deposito, e loro dicono: mandami il certificato di morte, il certificato di successione europeo, e se sono più eredi, i documenti, gli IBAN, quello che sì, però fare. Loro a chi viene mandato dopo? Se uno dice sì, allora lo rivoglio io indietro, no? Dice: io mi fido di mio cugino, lo dico a mio cugino, sì. Muoio, mio cugino scrive ad Ovesta. Scrive ad Ovesta e si frega loro. No, perché Ovesta non glielo dà. Appunto, chi mi chiede a chi lo Ovesta dà? Chiede a questo punto il stato di famiglia storico. Se lui è erede, vuol dire che non c'è nessuna. A Ovesta non va a indagare se effettivamente avevi figli o non figli. Se c'è un certificato di successione europeo, certificato la dichiarazione di successione europea. Sì. Basta quella. La legittima. Vai a redi legittimi. Potrebbe essere lasciato comunque non da un notaio, anche in un qualsiasi studio di avvocato. Ma questo è quello che suggerirei io. Lascia una lettera e poi cioè, al tuo avvocato. Secondo me bisognerebbe fare una dichiarazione al proprio avvocato o al proprio notaio. Anche se uno non vuole fare un atto, un vero e proprio testamento, una secessione. Io secondo me le due figure sono o il notaio o l'avvocato. Io lo lascerei a mio cugino, a mio fratello, scusa. Allora, dico un esempio pratico, perché ne parliamo con la mia compagna, dice, ma tu
che cos'hai? C'ho il deposito Vesta. Ma cosa ne so io? Cosa? Ma ce n'hai uno anche tu? Ah sì? Non lo sapevo. Questo è un altro discorso. Poi cos'hai? Bitcoin. Poi cos'ha? Banca qua, banca là, banca là. Poi ho qualche altro investimento strano. E lei non sa niente. E dice, ma se succede cosa fa? Io ho detto, guarda, c'è un consulente finanziario, mio amico, col quale condividiamo le varie cose. Ho detto, se dovesse succedere qualcosa a me, vai da lui e dici, che cosa aveva Walter? E lui ti disfa il tutto. No, bisogna dare delle indicazioni. Una volta avevo fatto un elenco, messo nel cassetto, per cui succede qualcosa. Allora, la mia opinione, è quella che bisogna informare il proprio avvocato, la persona che vi dà più fiducia, tra avvocato e notaio. Gli presentate la questione e gli scrivete la lettera che vi dice lui di scrivere, che abbia valore dal punto di vista legale. A quel punto la mettete agli atti. Ma questo intendi come testamento, allora? Non è un testamento, no? Il testamento può essere redatto in qualsiasi momento. Olografo. Non è, basta però a chi lo consegni quel testamento, quello è il problema. A chi è interesse? No, io sto parlando di una semplice comunicazione, un'informazione al proprio avvocato. È giusto quel passaggio. Cioè quello che sto dicendo, c'entra niente il testamento. Lì devi elencare le cose che hai e dici al tuo avvocato di fiducia, guarda, dovessi mancare io ai miei eredi. Ma le altre cose non c'entrano nulla. Io parlo soltanto dell'ordine, quindi nessuno sa, lo so solo io. Avete capito tutti? Quello è un punto importante. Tu l'avvocato, il notaio, quello col quale poi magari l'avvocato dice no, guarda, questa è una cosa che devi meglio farlo con notaio, magari lo fai con notaio, però sono convinto che anche la stessa lettera deve essere scritta in una certa maniera e te la devi firmare, la puoi scrivere da solo, se no risulta una semplice, probabilmente non devi nemmeno firmare nulla, cioè per dire, non devi firmare devi nulla. Soltanto probabilmente catalogarla, metterla in archivio, benissimo. È pignorabile? Assolutamente sì, però attenzione. Con le leggi svizzere? Con le leggi germaniche. Quindi per poter fare un pignoramento in Germania bisogna farsi riconoscere un titolo esecutivo italiano all'estero. E poi? Il tempo di questa procedura... No, a parte che è lunghissimo e costoso, ma il tempo di questa, nel momento in cui ho un titolo esecutivo contro di me in Italia e per qualche motivo, diciamo che è lo Stato che ha un titolo esecutivo nei miei confronti e lo Stato ha tutti i miei conti, vede i bonifici che ho fatto, gli acquisti con Auvesta, se lascio qualcosa dentro in Auvesta mi sto dando la zappa sui piedi da solo, ma ho tutto il tempo in tranquillità di andare all'Oktoberfest a Monaco e di passaggio dare l'ordine, mi prendo lingotti, scelgo e via tutto. Allora, scusami Walter, non voglio contraddirti, ma credo, non sono legale di diritto internazionale, ma credo che se l'oro viene, come si è detto, stoccato all'interno di un FF, nessuno lo può toccare. Il giudice fa tutto quello che vuole, rimane lì. Poi magari ci possono essere... Hai ragione e ti spiego il senso. Ecco. Il pignoramento è come il pignoramento presso terzi. Quando uno ha dei debiti, il creditore gli fa il pignoramento presso terzi, presso la banca dove pensa che abbia dei soldi. Lui ha il conto in quella banca, ma sul conto non ha soldi. Se dal momento del pignoramento al momento dell'udienza su quel conto arrivano soldi, quelli vengono pignorati. In questo caso il pignoramento viene fatto presso terzi ed è a Auvesta, ma Auvesta non ha né l'oro del cliente a disposizione e quindi non ha un debito nei confronti del cliente, né tantomeno i contanti.
per cui direbbe io non ho niente, non ho un debito nei confronti del cliente. Ma cosa può succedere? Che il cliente dà l'ordine di vendita, nel momento in cui Aovesta vende ha un debito, il bonifico che deve fare a favore del cliente, che non può fare perché ha il pignoramento in casa. In questo senso non vanno a pignorare l'oro di per sé, ma il credito che matura solo nel momento in cui il cliente vende. Quindi, no, e quindi per ovviare questa cosa deve andare fisicamente a prendere l'oro. Io lo farei. L'unica cosa è farsi consegnare l'oro. Oppure lasciarlo lì, ma non venderlo, perché si sa che quel pignoramento può risultare. Non puoi venderlo, se ti pagano i contanti. No. Gli interessi non li vedi. Gli interessi? Sì? A questa fa una riabilità tra scambio e negoziazione automatica. No, Aovesta, e questa è un'altra cosa bella, Aovesta è fuori dal sistema finanziario. Neanche con quella, perché in Germania, allora in Italia, Spagna e Grecia sono stati gli ultimi tre stati in Europa a liberalizzare il commercio dell'oro nel 2000. La legge 7 del 2000 in Italia, ma l'hanno fatto in Italia in una maniera vergognosa, dicendo sì. Ha detto lo facciamo, però chi commercia oro deve essere iscritto al registro della Banca d'Italia, e non è questione di registrazione o di controllo della Banca d'Italia, perché non mi risulta abbiano mai fatto un controllo a un operatore professionale nuovo. È per il controllo, perché ogni operazione di acquisto e vendita, scusate, oro fatta in Italia, l'operatore professionale oro italiano ha l'obbligo di segnalarla a LUIF, che poi è all'Agenzia delle Entrate. In Germania, Aovesta, come tutte le aziende che fanno commercio di metalli preziosi, sono dei commercianti normalissimi. Il discorso del controllo antiriciclaggio è legato al fatto che quello che vendono è di valore e c'è un flusso di denari, per cui vogliono evitare l'utilizzo per il riciclaggio. Da questo punto di vista la Germania si è unificata a tutto il resto dell'Europa sui controlli antiriciclaggio sull'oro. Ma se voi pensate che in Germania se uno acquista oro e lo tiene per almeno un anno, poi non paga niente anche in caso di plusvalenza, in Italia cosa hanno fatto proprio per rimanere in linea con questo? Da quest'anno, se non riesci a dimostrare il prezzo di acquisto, paghi il 26% su tutto il ricavato di vendita. E questo va a danno assolutamente di quelli che negli anni hanno avuto i lingottini. Sì, però l'hanno comprato anche che valeva... Avete domande da cassa? Posso farne una io, Mario? Sì, prego, Mario. Allora, tornando al discorso che diceva Walter, siccome un giorno noi italiani potremmo, che non ci vacciniamo magari, cose così, potremmo essere considerati brutti, cattivi, magari ci mettono anche una penale, una denuncia, una specie di noi potrebbero fare, lo Stato italiano potrebbe fare un titolo esecutivo contro di noi, come diceva appunto Walter prima, se il titolo, se il termine è giusto. E allora noi, a questo punto, riassumendo, quali passi sarebbe meglio che facessimo? Non potremmo vendere, perché altrimenti Aovesta dovrebbe bloccare tutto. Quindi andremo là fisicamente, da Aovesta, ritireremo il nostro patrimonio. Il problema però sarebbe poi uscire dalla Germania, perché... No, ma non deve ritirare niente. Non deve ritirare niente. Come facciamo che non ci mettono le mani? Devi soltanto trovare la maniera, se ne hai assolutamente bisogno di questi soldi, va bene? Per trasferirli su un conto corrente tuo.
e usufruirne magari in un altro stato. Ma allora uno dovrebbe prendere accordi direttamente con l'EFF, diciamo così, bypassare Uvesta in questo caso? No, non è possibile. Devi trovare una nazione dove aprire un conto corrente, aprirti un conto corrente su una banca e trasferirteli lì. Te li trasferisci dove vuoi, Uvesta, dove vuoi. Sì, ma a Uvesta, anche se ci fosse un titolo esecutivo contro di noi, potrebbe fare questa operazione. Ma il titolo esecutivo non c'entra nulla. Se ti sei su un'altra nazione, in un altro stato, il governo italiano non ha giurisprudenza, no? Però noi siamo cittadini italiani comunque, anche se abbiamo una residenza. Non c'entra niente, non ti può prevenire dal, se a meno che tu non abbia il ritiro del passaporto, quindi non puoi uscire, finché sei in possesso del tuo passaporto, puoi andare dove vuoi e lo Stato italiano non può trattenerti. Te poi quindi, basta che tu sappia quello che devi fare, ad esempio in questo caso se vieni in Tanzania si prende la residenza, si apre il conto corrente, in due giorni c'hai i tuoi soldi, no? Quindi tu mi stai dicendo che nel caso succeda qualcosa contro di noi da parte dello Stato italiano, noi essendo all'estero ci troviamo nelle condizioni di poter dire da Uvesta trasferiscimi il corrispondente oppure l'oro stesso, insomma, che si è acquistato in quel conto corrente tipo tanzaniano, giusto? E certo, però finché non ti arrestano o commetti un reato, i tuoi soldi te li mando anche in Italia, eh? Cioè non è che c'è tanta differenza, capito? Non c'è nessuna differenza. Certo, se qui, non lo so cosa può succedere, c'è una crisi finanziaria totale italiana, non lo so, ecco cosa posso immaginare, allora a quel punto le banche magari chiudono e sei in difficoltà, però non bisogna andare nel panico, no? In questo caso, bisogna tenere un po' di soldi a casa, un po' di oro sfuso, argento sfuso a casa, si gestisce l'emergenza e si vede poi, si decide poi quello che si deve fare. Cioè, la proiezione dello scenario che hai detto te, insomma, voglio dire, se scoppia una bomba atomica, l'oro purtroppo sparisce, non si recupera più, no? Voglio dire, insomma. Sì, però c'è una realtà, c'è una situazione più probabile che quello che stanno cercando di fare in Francia in questo periodo. Stanno praticamente cercando di criminalizzare con una legge, se passerà, perché bisogna vedere se passerà, comunque è già proposta da Macron, che un cittadino francese, in questo caso si parla di francesi chiaramente, se si trova nelle condizioni di dover contestare situazioni tipo di che loro considerano sicure come procedimenti sanitari, possono arrivare fino a dargli anche 3 anni di galera, poi magari ne danno 1. Però intanto gli sporcano le carte. Da quel punto lì potrebbero dire ti blocco il passaporto, ti faccio un sacco di cose. Allora, scusa ti interrompo, abbiamo già affrontato abbondantemente questi argomenti, va bene? Quello che sta succedendo in Francia è molto grave, va bene? E vi ho ripetutamente detto che, per esempio, se non potete presentare in futuro un QR valido, avrete una sanzione e il penale, e poi non potrete più fare assolutamente niente perché le app non funzioneranno. Queste sono tutte iniziative sullo stesso filone, un po' meno, per creare casino, per creare difficoltà e per obbligarti a metterti paura, obbligarti a fare quello che vogliono loro. Questo ormai lo sappiamo, non diciamo niente di nuovo, no? Sì. Purtroppo è così. Allora, un attimo di pazienza. Grazie Isabella dell'aiuto. Buona serata. Ci vediamo domani. Ecco. Altre domande da casa? Allora, ci avviamo alla chiusura. Dobbiamo dedicare almeno un quarto d'ora al CTZ, grandi linee. E poi dobbiamo fare estrazione a premi, poi c'è il ristorante, no, è troppo tardi. Avete altre domande sull'oro? Prego. Come vedere il valore attuale dell'oro acquistato?
Sarebbe bello farlo online, no, te lo faccio vedere. Cioè, a cosa si riferisce? All'oro tuo personale? Su sito Ovesta, voglio dire, oppure in genere? No, no, sul sito Ovesta. Allora, aspetta un attimo, che faccio una cosa. Così. Vedere quali operazioni fare non è necessario che tutti vedano quanto oro. No, ma non può accedere il suo conto. No, mi tocca accedere al mio, così tutti vedono. No, non ho ancora basta vedere qualsiasi cosa schiacciare. Sì, aspetta che... Ma c'è così, allora... No, certo che stavo giocando con tua sorella. Come mai tua sorella non è ancora venuta in Tanzania? Questa è la pagina... Ha paura a volare. È una paurosa, ha paura di tutto. È una fifona. E c'è un'agenzia di turismo? No. Si occupa di turismo, cioè questo, ma no, fanno bed and breakfast no, qua. Hanno le proprietà. No, no, lei non no, l'aereo. Fuori dall'orario di trattazione di Carlo, prima Roma. Lui si può vedere, però c'è il tempo per andare su questo simbolo di stampa, stampare. La data di oggi, stampare. Attraversare e venire in camper in Tanzania. Insomma, venire in camper in Tanzania, attraversare il Sudan è una bella esperienza. Lo posso garantire. Questo fuori dall'orario di trattazione. Altrimenti, su transazione. Diciamo una cosa veloce, perdonatemi, Biancosensi. È la stessa procedura quando devi vendere. Sai quando devi vendere? La stessa procedura identica. Allora basta il simbolo della stampante. Questo è volentieri. È quello là. Benissimo. Ok. Benissimo. Possiamo chiudere qua il discorso oro. Altre domande? Altre domande da casa? Se no chiudiamo il discorso oro. Non state a preoccuparvi dell'incremento dell'oro che c'è stato ultimamente. Tutti gli indicatori ci dicono che non scenderà, anzi tenderà ancora a aumentare. Quindi per coloro che hanno una mezza idea di fare qualcosa, suggerirei di andare avanti senza troppe perplessità. Va bene? Bene, allora chiudiamo qua. E possiamo continuare con la registrazione, tanto si tratta di pochi minuti. Mi hanno chiesto di parlare del CTZ. Allora, abbiamo affrontato già questo argomento, vi dico in diretta quello che vi posso dire, poi magari noi per fortuna possiamo continuare a cena. Il discorso è quello in relazione all'atteggiamento che anche il governo italiano ha avuto, io me lo ricordo, anche se non era in Italia, quando c'è stato il momento della pandemia. Per cui nelle comunicazioni ufficiali traspariva il messaggio che i cittadini dovevano essere vaccinati, cioè una cosa che doveva essere fatta, non è che è una cosa che si poteva fare, non si poteva fare, ti davano la possibilità, come è successo in Tanzania, di farla se lo volevi fare o di non farlo, no? No, no, era chiaro che per poter essere un cittadino modello e non un untore dovevi fare questa cosa qui che hanno chiamato vaccino. Va bene? Benissimo. Sono arrivato a dire anche in passato, era abbastanza chiaro, che secondo me l'impostazione che loro hanno proprio, di già dato e definito, è che nel futuro te dovrai comunque passare tutte le vaccinazioni necessarie per le varie pandemie che succederanno. Noi sappiamo che ce ne sarà sicuramente una dal 2024 al 2028. Ce l'hanno detto loro in tutte le maniere, quindi almeno una ci sarà. Ora dobbiamo chiederci, ma noi che non siamo vaccinati, no? Voi che non siete vaccinati, perché sono vaccinati, cosa succederà quando ci sarà la prossima pandemia? Quello che succederà potrebbe anche capitare
da un lato, che probabilmente ci possano chiedere anche il vaccino precedente, no? Perché quando si va a fare le vaccinazioni, i bambini fanno le vaccinazioni, non possono fare una vaccinazione successiva se non hanno fatto quella precedente, perché il medico ti fa quella precedente e poi ti fa quella che devi fare. È così che funziona. Quindi, come scusa, ripeti un pochettino. Allora, le vaccinazioni funzionano in linea di massima nella stessa maniera, per cui se te vai dal medico, no? In che senso? Non funzionano tutte alla stessa maniera. Che vuoi dire, scusami? Io mi permetto, non dico... No, 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 te di tutto, sei medico, quindi hai diritto... Non funzionano tutte alla stessa maniera le vaccinazioni. Queste ultime, per esempio, sì, hanno una memoria immunologica. Sì. E quindi queste vaccinazioni sono diverse dalle vaccinazioni precedenti, tipo per esempio la tubercolosi, il vaiolo, ma perché il criterio è diverso? Sì. Perché quelli erano virus inattivati e questi invece sono mRNA. Sì. Quindi vedi che già c'è una differenza. Quindi lo Stato italiano sulle vaccinazioni pregresse non ha il compito di chiedere se le hai fatte o meno. Quelle che risultano, risultano sulla tua scheda sanitaria, sì, vale a dire su quella tessera sanitaria che c'è. Sì. Ma non è detto nemmeno che risultino su quelle. Sì. Allora, qui devi... Per esempio, sulla mia tessera sanitaria, se io vado a vedere, non c'è scritto. Allora, io ti dico quello che secondo me hanno in testa loro. Allora, dimenticati le procedure standard, riformuliamo tutto, perché secondo me loro, come hanno fatto già diverse volte, utilizzeranno le loro procedure come le vogliono fare. Su questo siamo d'accordo, no? Allora, io temo che nel momento in cui chiameranno, dichiareranno la prossima pandemia, si creerà una situazione in cui potrebbero chiederci la vaccinazione del Covid, perché il Covid, il numero Covid, non so se lo sai, il numero Covid dal punto di vista numerologico, e i numeri sono molto importanti, è il numero che corrisponde a quello lì che sappiamo, no? Quel numero lì. Ora io posso pensare che loro che hanno così grande interesse a tutta questa scienza si dimentichino dei Novax? No. Siamo d'accordo, vedi, si sta dicendo la stessa cosa. Quindi si può prospettare la possibilità che ci dicano che per prima di fare la seconda vaccinazione è comunque assolutamente richiesta la prima. Questo secondo me è l'impostazione che loro cercheranno in tutte le maniere di fare. Perché se leggi il libro, se leggi questo, arrivi grosso modo a queste conclusioni. Comunque, la situazione che loro hanno dato di tutte le comunicazioni. Sì. Allora, su questo siamo il piano legale dei loro documenti è come dicevo giustamente. Però nel campo della comunicazione e comunicazione, è lì la comunicazione che hanno dato. Allora, io sono stato in America tanti anni, no? Va bene? Allora in America funziona così, perché bisogna considerare che un po' tutta l'impostazione viene da là, non viene dall'Italia, scusatemi. Allora, quando te fai le vaccinazioni, i bambini sono, almeno a New York, mi sembra a New York, ricevono 72 vaccinazioni, Luigi, 72. E perché 72? Lo sapete, l'ho detto già diverse volte, scritto lì. Che numero è 72? Che vuol dire 72? Non se lo ricorda nessuno. Io non sono preparato, sono preparato perché non lo leggo, ma io la memoria visiva. 72 sono i 72 nomi di... No, allora 72 è il numero di Dio, secondo la Kabbalah, secondo la geometria, è il numero che corrisponde a Dio, al creatore, a chiamatelo come. Va bene? Se 72 saranno coincidenze, ma è una coincidenza piuttosto curiosa. E quindi cosa succede? Che se insomma si crea questa situazione per cui questa vaccinazione è necessaria e siete lì davanti magari al medico o comunque deve fare tutte e due, perché se no non vi si genera il QR
che vi serve per aprire tutte le app di cui poi abbiamo bisogno. Quindi non si può andare in banca, non si può viaggiare, non si può fare niente. Che senza QR ormai è tutto tramite, oggi siamo andati al ristorante, no? Ma un domani, se te non c'hai senza quello lì, lo puoi vedere, ma non te lo apre. Capite? Qual è, secondo me, secondo me è quello che stanno facendo loro. Io sono d'accordo con il tuo ragionamento. Quindi, dimmi. Mi manca un passaggio. Dimmi. Allora, quello del QR ci credo perfettamente. Sono convinto anche di quell'altra sezione, della prima che hai detto. Sì. Cioè, vale a dire che tra il 2024 e il 2028 viene dichiarata un'altra pandemia, ma questo non lo sto a dire io. È stato pubblicato. Quindi, fatto vedere. Ma non adesso, sì, sì, due sì. anni fa, sì, detto, sì, sì. Che sarà probabilmente di origine anche questa respiratoria, sì, virus sì. interstiziale, sì, sempre sì, la solidarietà. Sì. Su questo ci siamo. Il problema non è un problema, è che il pregresso non ha importanza che venga registrato. Sul QR code basta partire con quello che c'hai, che capiterà. Che capiterà. Basta che... No, io non sono d'accordo. Perché è troppo importante il premio per loro. Allora, non si può parlare in diretto, magari. Sì. Che cosa stanno facendo loro? Lo sai cosa stanno facendo loro a livello di DNA? Stanno facendo una cosa, no? E come fai a mettere, hai capito? Hai già capito quello che intendo dire? Non puoi saltare un pezzo. No. A meno che nell'ultimo sia anche il primo, bravissimo. Mi sto zitto, no? Che verrà, ci sarà non è mai. Sono tutti MRNA. Basta metterci dentro. Allora, no, non è no. I nuovi non saranno. I nuovi, allora, intanto i nuovi non saranno MRNA, ma saranno SA-MRNA. Ma ci sta il pezzo. Sì, però ragazzi, ora i miracoli li possono fare anche tutti, ma che senso ha mettere all'interno di un secondo, una seconda terapia una cosa che la maggior parte delle persone hanno già ricevuto? E che fare, rivaccini un'altra volta? È l'inforzino. No, dal punto di vista scientifico, scusami Luigia, potrei cercare uno, ha nessun senso. Ma siccome lo sanno, lo sai, quello che l'hai fatto, gli faranno l'altro. Comunque, io può capitare qualsiasi cosa. Io l'avevo pensata così, voglio dire, lascia perdere. No, per carità di Dio, ognuno è libero di dire ci mancherebbe altro. Ecco, io credo però che. Non concordo nella. Cioè, da come partiranno? Partiranno sul pregresso o su quelli che. Questo. Ma te sei, sei qui, immagino che tu sia contro, no? Beh, sì. Ah, ecco. Però non lo ero, sia ben chiaro. Ah, beh, fa piacere. Non lo ero. Io sono uno di quelli, io sono stato primario d'anestesia, ti voglio dire, il Covid, me lo sono visto tutto, per 3 anni. Ma non hai sospettato niente? Sono andato in pensione esausto. Ma mi dici, quando sono andato l'esperienza, raccontaci un po'. Sì. Che tipo di esperienza hai avuto, soprattutto all'inizio? Cosa pensa? All'inizio è stato tutto un errore, innanzitutto terapeutico. Terapeutico perché poteva essere affrontato in un'altra maniera. Cioè, vale a dire, quando è stato detto... non da me, ma insomma la comunità scientifica che si poteva aggredire con la tachipirina solamente col paracetamolo, lì si è compiuto l'errore più grande. Well,
che dedichi tanti anni o tanti anni insomma è 4-5 anni. Appunto, è quello che sto dicendo, come fai di che sono buona fede? Però, se sei chiaro, tu hai capito la mia risposta, no? Sì, ho capito, ho chiesto la tua esperienza personale, però, così come... Io sto lì, non è che devo comunque, non è che sto a, come dire, a lavorare, devo modificare la terapia, e poi è stata modificata. Il fatto che poi lo Stato italiano abbia imposto il vaccino, quello è un altro discorso. Io come operatore medico devo curare il malato. Chi mi arriva in rianimazione non è che ti sto a chiedere sei vaccinato o non ti sei vaccinato. Io sì, tu, sì, sì, tu arrivi sì, sì. Allora, secondo me, secondo me, in futuro chi non dimostra di essere vaccinato andrà incontro a penale e a sanzione. Non guarda, sei andato incontro a sanzione. Bravo, lo so, però ancora di più in futuro. Sì. E sì, perderai sì. Diritti civili, no, capito? Ecco, questo è quello che voglio dire. Quindi poi dal punto di vista, diciamo così, legale, no? Dal punto di vista, poi dal punto di vista medico si può discutere tanto, no? Ecco. Però io mi occupo della parte, insomma. D'accordissimo, ecco, perché bene. Anche la domanda successiva è al prossimo step. Okay. Tu dici vale quello di prima, se non hai quello di prima... Sei... No, non ho detto vale, ho detto devi avere devi quello avere. Di prima per ricevere quello di dopo. Cosa? Devi andare ancora a fare... No! No! Ok, va bene. Successo è per quella per ora, ma c'è ora, non so se ci sarà in futuro, non lo so, perché le cose poi cambiano, domande da casa, se no siamo in chiusura, Il punto è questo, no? Che se adesso sono messo una soluzione di un antidilatorio, cioè il processo è sempre quello, no? Dicano il problema per poi darti la soluzione, no? Quindi se avessero messo l'antinfiammatorio, poi il vaccino non era, il vaccino era l'obiettivo, credo. Cioè il Covid l'ho costruito per portare il vaccino. Vedi, allora Luigi, per me. Tra la vaccinazione e la terapia iniziata c'è stato uno scarto di tempo, no? Un anno? Arrivò a fare un po' di tempo, no? Quant'è che hanno cominciato a vaccinare? Cioè, fine, un anno? Circa, sì. Tutto, no? Perché serviva anche il terrorismo, no? Ti dovevano far soffrire. Poi in realtà sembra che hanno anche forzato i tempi per una serie di errori. Perché doveva essere più lungo, no? Il tempo, perché lo ha fatto soffrire di più. No, lì poi hanno iniziato, come dire... Allora, scusatemi, abbiate pazienza, dobbiamo... scusami, sì. Poi tutto il discorso, anche qui magari, va visto a 360 gradi e bisogna chiederci, ma qual è l'obiettivo di tutto questo casino che sta succedendo? Ho parlato già diverse volte, no? Qual è l'obiettivo? Quanti esseri umani ci sono su questa terra? Siamo mangiatori inutili. Quindi è l'utilità di terapia qui, terapia. Loro, loro l'obiettivo loro è quello lì. Capito? Non ne frega terapia, ma quale terapia? Loro hanno le loro regole, le loro idee, le loro procedure, seguiranno quelle lì. C'è da sperare che ci sia il secondo ritorno di Gesù e che ci metta una pezza a lui, perché effettivamente, se no, boh. Sono altro. Pensaci tu. Sei altro. Porca miseria, mi tocca parlarci a messa, allora poi... Parla anche per me, metti appunto, una buona parola per me. Vabbè, possiamo chiudere, abbiamo altre domande, poi magari faccio delle cose dopo, va bene? Adesso chiudiamo qui. Nessuna domanda da casa? Sull'oro? Prego, Carlo. Vabbè, ancora un piccolo dubbio. Adesso io ho fatto la prima certificato con te in teoria che ricopre.
Carlo, non sento niente. Non senti? No, c'è un rumore di fondo. Adesso sento, dimmi. No, c'è un rumore. Esci e rientra. Esci e rientra. No, prova. Pronto? Senti. Carlo, esci e rientra. Ah, ok, dai. Aspetta là. No, stesso, un po' meglio, dimmi. C'è un ritorno di qualche cosa, in cuffia, dimmi. Prova. Dicevo, per chi ha fatto le prime, la certificazione, no, che sappiamo con te, attivano il secondo ciclo, no? E in questo caso loro non vedono la prima serie, il primo ciclo, perché non è stato recepito praticamente dal loro sistema USL o altro, no? Perché chiaramente non l'ho utilizzato, a meno che non serva per me. Quindi dovrò, come si prospetta la situazione? Dovrò allora se ne parla privatamente di questo, sentiamoci più avanti, però ti darò la risposta precisa dopo quello che decideranno di fare a maggio sul trattato pandemico, perché in questo momento non ho una risposta precisa. Ok, capito. Bene? Va bene. Okay. Grazie. Chiudi il microfono, Carlo, chiudi il microfono, perché purtroppo fa confusione. Altre domande da casa? Ecco, volevo dirvi una cosa molto importante riguardo alla scadenza di maggio, periodo nel quale dovranno decidere sul trattato pandemico. 24 maggio. Ecco. Qualora dovesse passare il trattato pandemico, posso dire questo, dovrò assolutamente cambiare strategia. Posso dire nient'altro, almeno in questo momento. Poi a voi ve lo dico più tardi. Sì, ma non c'è più l'unità tra i paesi. Ma non... Lascia fare tutte queste notizie qua. C'è purtroppo in rete, c'è soltanto molta confusione. Io sarei più che contento, no? Di vedere, purtroppo, tieni presente questo, hanno soldi illimitati, comprano tutto e tutti. E se poi c'è qualcuno che si mette di mezzo, Mago Fuli, docet. Credimi, in tutto. Purtroppo la maggior parte delle persone... ci sono guerre, litigano. Io l'ho detto sin dall'inizio, litigano, ma poi c'è qualcuno che dice buoni, si fa così, e vanno così da retta, perché stanno già troppo avanti con il loro progetto. Quando si inizia a lavorare su un progetto, no, all'inizio, no, e qualche litigio si fa, no, però poi si va avanti, si arriva a un certo punto, o si vede che si può lavorare insieme o si lascia fare. Ecco lì, questi quanti anni sono, se non secoli, che lavorano insieme su un progetto magari segreto di cui non sappiamo assolutamente nulla. Sono estremamente ben rodati. E per concludere questo che vi sto dicendo, vi leggo una cosa, perché è tutto qui. È tutto qua. Sto leggendo una cosa dalla, un po' di pazienza, chi è in rete, ve la leggo, dalla trilogia. Eccola qui. Qui ci vorrebbe Duilio, che lui queste cose le sa al volo. E io invece le devo sempre andare a recuperare. Quindi vediamo un po'. La dichiarazione di, mi sembrava che fosse nel capitolo 3, vediamo un po' se la trovo, certificato di nascita, un po' di simbologia, accidenti, non so, ve la dico a memoria, tanto la so. Citazioni importanti, eccolo qua, ci siamo.
quindi l'obiettivo è stato... Ecco. Allora, citazione, da citazione importante, pagina 67, volume 1, capitolo 3. Avremo un governo mondiale, che ci piaccia o no? L'unica domanda è se il governo mondiale sarà raggiunto con la conquista o con il consenso. James Paul Warburg, uno dei banchieri più famosi al mondo, quindi amico di Rothschild, eccetera, eccetera, 1950. Iniziato alla massoneria ebraica del Bnei Brit. Warburg è una famiglia veneziana. Sì, di origine veneziana, sì. Ecco, io concluderei qui ringraziando chi ci ha seguito fino adesso, ha avuto la pazienza di seguirci. Ora poi, appena possibile, metterò le registrazioni in rete. Velocissimamente, gli appuntamenti sono: io rientro lunedì. Lunedì non facciamo niente, però ritorniamo credo mercoledì per Destinazione Tanzania, e il sabato come al solito per Consulenza Oro. Quindi un ringraziamento, un saluto a tutti, buonanotte, grazie, ciao. Grazie, ciao ciao. Ciao, ciao. Grazie.